prezzo di una splendida casa. Barbie Gran Soleil prende la tintarella e si diverte a vedere sua sorella, Barbie Cin Cin, che litiga con quel mostro di sua suocera, la madre di Ken. Poro figlio mio, senti che roba! Tutti i capigli incotecati, ma quel shampoo gli compri? C'è al posto lo balsamo, lo provinaville, qua è colpa mia. Almeno luce l'ha a posto, voce è sempre scarfigliata. Te invece, a lingua quando ci metti a posto? Non dopri altro, pensi solo a pitturare l'ogne e a organizzare i barbecue. E per forza, almeno vedo qualche salciccia. L'unico amo piatto come una tavola, me lo piatto io. Barbie Cin Cin e la suocera iniziano a litigare come sempre. Ken ormai manco ce fa più caso. Intanto al campo base militare i soldatini si sottopongono a un duro addestramento. Soldatini, sull'attenti, dovete partire in missione. Un disertore di nome Ken non si è presentato a fare i 3 giorni. Va prelevato con la forza e portato qui immediatamente. Signor capitano, gemo subito! Soldatino Ryan e soldatino Jane salgono sull'elicottero diretti a casa di Barbie. Ken, arrivo! Obiettivo avvistato a ore 12. Ma questo è fatto mezzogiorno? Era le 8 ed è? Sta zitto e guarda avanti. I soldatini si avvicinano di soppiatto alla casa. Ken, vieni con noi, Ken. Posci il rapite, chiudi sta occhiaccia che ce fai scoprire. Ma è troppo tardi. Ken si è accorto e ha magnata foglia. In preda al panico va a nascondersi. I soldatini fanno irruzione. Signora Barbie Cin Cin, siamo venuti a prelevare Ken. Le conviene collaborare? Ma no, lasciatelo fa, tanto non è buono. Piate a mi suocera, essa sì che ve può servire. Lassa certe loffe, è un'arma chimica. Basta! Silenzio! Se la mette così, siamo costretti a perquisire la casa. I soldatini si accorgono che c'è un nascondiglio. Oh, vieni a vedere, chi se apre? In una sciccosa cantina, Barbie Vergara sta a fare gradazione del mostro insieme a Ken. Quando vede i soldatini si arrabbia. Ve pare questa l'ora del regà? È da stamattina che spetto tu garzò per mette volte. Questa me l'ho dovuta imporre sulle spalle io. Signora Barbie Vergara, noi veramente siamo soldatini. Siamo venuti a prendere Ken, che deve fare il militare. A me non me ne venete a raccontare tante le frescacce. Chi se fatica, c'è da fa verdicchio. Ken ha indegnato fino all'altro giorno e mica vuole sta presso a voi altri. Mi sa che oggi non è aria. Chiama il capitano, va, che a questa mi pare che gli tira il culo. Capitano, dacci una mano. Il capitano li raggiunge e dà ordine di spianare i fucili. Barbie Vergara capisce che questa è una vita che non fa lua e passa al contrattacco. Ah, a mettete così? Voi ragionate con schioppo, io ragiono voi. Che poi a guardarvi bene siete in coloraccio, mi parete prenci, bevete un goccetto di vino che vi fa solo che bene. I soldatini rimangono meravigliati da tanta bontà e pensano che Ken a Gia Campi ha fatto meglio di tutti. Quasi, disertiamo pure noi altri.
I soldatini indossano il cappello di paglia al posto dell'elmetto, divenendo intrepidi soldavini. Il capitano dichiara Ken esonerato per giustissima causa. Tutti fanno festa. Esercizio ormai è belle che cotte e ovi non manca. Mettetela come pare, non c'è più niente da dire. Tra varvi e soldatini, meglio contadini! Un grande applauso! All'Oriene di San Bartolomeo con la Barbie verso soldatini! Avete riconosciuto la Barbie Ken, soldato Jane, con la sciarpina rosa, che salutiamo!